Gli incendi e i disastri meteorologici degli ultimi giorni hanno messo e mettono a dura prova l'Italia. Io sono sinceramente vicina al dolore di chi ha perso i propri cari e alle comunità che sono state maggiormente colpite. Il governo ha messo a disposizione, a sostegno del lavoro delle regioni, tutti i mezzi dei quali dispone, ma devo ringraziare soprattutto i volontari, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia. Tutte le squadre sono mobilitate, così come polizia e magistratura sono al lavoro per scoprire gli autori degli incendi dolosi. Chiaramente non possiamo che sperare che la riduzione della temperatura in Sicilia e l'attenuazione delle condizioni avverse al nord rendano nelle prossime ore il lavoro di questi operatori meno difficile. Ma non dobbiamo e non possiamo limitarci a questi interventi di emergenza, perché usare tutti i mezzi disponibili non significa, lo dico con chiarezza, che noi oggi abbiamo tutti i mezzi necessari. Nei mesi scorsi il governo ha già incrementato le assunzioni tra chi è chiamato al soccorso. Fin dalla prossima legge di bilancio intendiamo aumentare le spese per la manutenzione di veicoli aerei. Però i continui disastri ai quali abbiamo assistito negli ultimi mesi, da Ischia, passando per l'Emilia-Romagna, fino a quello che vediamo in questi giorni, dimostrano che le emergenze saranno sempre più presenti. E questo significa che dobbiamo certo lavorare alla transizione, ma significa anche che dobbiamo fare quello che non si è avuto il coraggio di fare a sufficienza in passato, cioè lavorare per mettere in sicurezza il territorio. Quindi l'obiettivo di medio termine che il governo si dà è quello di superare la logica degli interventi frammentati varando un grande piano di prevenzione idrogeologica. Insomma, ce la vogliamo mettere tutta per dare risposte immediate nel breve termine, ma efficaci nel medio periodo.